Buona domenica, buongiorno, brava gente. Una domenica particolare, un po' come le altre che stanno trascorrendo in questi giorni. Pensate che si era abituata davvero a migliaia e migliaia di pellegrini. E oggi la nostra comunità ha celebrato la Santa Messa stamattina, ha pregato per voi. E condivido una riflessione con voi e poi un pensiero. Una riflessione tratta dal Vangelo, un pensiero tratto dalla vita di questi giorni. La riflessione dal Vangelo è davvero, credo, un grande segreto. Intanto questo Signore Gesù, che pare che oggi la divinità gli dia fastidio, no? Si commuove. Il Vangelo lo ripete 3 volte. Si commosse per lui, è il momento che viene avvisato che tre suoi cari amici, Marta, Maria e Lazzaro, ecco, gli viene comunicata la notizia da parte di un'ambasceria di Marta e Maria che l'amico Lazzaro stava per morire, e pare che Gesù non cambi subito rotta, aspetta ancora. E quando arriva, Lazzaro era morto da 4 giorni, e si commosse per lui, lo ripete ancora il Vangelo. È davvero la struggente umanità del Signore Gesù per ogni uomo, per ognuno di noi. E allora, voi capite, questa commozione di Gesù è davvero uno spartiacque nel cuore, arriva direttamente al cuore di Dio, un po' quello che stiamo soffrendo anche noi. È Lui che si commuove per noi. Poi opererà il miracolo. Dice, questo momento è per la gloria di Dio, per manifestare che il Signore c'è, opera nella vita di ciascuno di noi. Ma la cosa più interessante è qui, e credo sia uno dei segreti della vita, del Vangelo, sia uno dei momenti più forti, che davvero danno una svolta alla nostra esistenza. E che quando Gesù gli viene detto, dice, voi non credete, volete vedere per credere. È interessante questo aspetto. È come se il Signore dicesse a ciascuno di noi, non stare lì a scervellarti per capire. Fidati di me, credi in me e vedrai, e vedrai. E io questo aspetto lo porto nella vita di ognuno di noi. Sul verbo amare. Gesù, di capire e poi amare. Ci chiede di amarlo e poi capiremo. E vedete, così anche con le persone, ecco qui il segreto della vita. Quando noi aspettiamo che l'altro sia meritevole di qualcosa, quando noi aspettiamo per dare fiducia, no, se lo devo mettere alla prova, ecco, quando noi sbagliamo, non riusciamo a comprendere le persone, non riusciamo a comprendere gli altri. Invece la cosa più bella è ama la persona che sta accanto, fidati di lui, ama, e vedrai le cose in modo diverso. Ditemi la verità, non è vero questo? Io credo che sia verissimo. Quando noi amiamo una persona, quella si dischiude davanti a noi, si apre, e noi la amiamo sempre di più. E credo che questo sia uno dei segreti anche della riuscita. Permettetemi di portare questo paragone nel rapporto padre-figli, nel rapporto anche lavorativo, la cosiddetta carriera lavorativa, nella società. Quando noi amiamo, le cose le vediamo in modo diverso, le cose le vediamo in modo diverso, e allora la vita risuscita, e facciamo anche risuscitare l'altro. E Signore, oggi ci chiedo questo miracolo, amiamo. Il Signore si commuove per noi, il Signore desidera che ogni cosa sia trasformata, e anche la nostra sofferenza di questi giorni, che è tanta, a volte diciamo, Signore, è troppo,
il Signore trasformerà tutto questo. Allora, cari amici, vi ho detto, questa è un po' la riflessione alla luce del Vangelo, ma condivido con voi anche un pensiero. Oggi è domenica. Io vorrei abbracciare gli anziani, tutti, tutti. E penso a questa domenica, in modo particolare, a tre aspetti dei nostri anziani. Intanto penso al fatto che, questo ve lo dico alla luce delle conversazioni che sto avendo in questi giorni, no? Dei nonni mi hanno detto che la domenica era il giorno che i nipotini venivano a casa. Voi pensate quanto dolore c'è nei nostri nonni nel non vedere i nipoti, quando i figli portano a casa, che gioia, il cuore si allarga. È davvero un momento bellissimo questo, familiare. Ebbè, penso a loro in questo momento, a questa privazione della gioia. E gli dico coraggio, non vi preoccupate, li riabbraccerete in maniera ancora più forte. Poi penso ad un altro aspetto, a quanti genitori mi hanno detto, io ho i miei figli che fanno gli infermieri, ho paura per loro. Io ho risposto, non dovete averti. Invece, essere orgogliosi. Dovete essere orgogliosi di loro. Sosteneteli con la vostra forza che è come una quercia, Loro in questo momento hanno bisogno di voi, Hanno bisogno di sentire da voi che li state sostenendo in questo momento così terribile, E non vi preoccupate, il Signore vi ricompenserà. Ed infine penso a degli anziani che mi hanno detto: io ho la tessera della stand, ho la tessera del market, ho la tessera per il buono pasti, lo vorrei donare a chi non può. È un bellissimo gesto questo, è un bellissimo gesto. Ecco, cari amici, questi sono gesti che fanno miracoli, compiono il miracolo della vita. E allora vi lascio, cari amici, ci auguriamo una buona domenica e pregate per me e io vi porto tutti sulla tomba di San Francesco. Non ci deluderà, come il Signore non ci deluderà. Preghiamo per quelli che il Signore ha chiamato a sé, preghiamo davvero per tutte quelle persone che si affidano a noi, ad una buona parola, ad una parola di bontà. Buona giornata, cari amici, e avanti, avanti.